con un computer più una Nintendo Switch, ragazzi, macinerete JRPG come... Ragazzuoli, bentrovati. Era da un po' di tempo che volevo fare questo video, perché molto spesso su Instagram, tra l'altro ragazzi, se non mi seguite su Instagram, fatelo. Mi chiedono: Frankie, ma secondo te vale la pena comprare la Switch? Non lo so, sono indeciso. E allora ragazzi, oggi farò un video che assolutamente non è sponsorizzato da Nintendo, perché a me non mi caga nessuno. Però in realtà potremmo anche guardarlo sotto quest'ottica, semplicemente perché vi voglio dare delle ragioni per acquistare una Switch che secondo me in questo momento è la migliore macchina per macinare JRPG. E con questo simpatico aggeggio più un PC potreste macinare JRPG come se non ci fosse un domani. Anzi, ce ne sono così tanti che anche io, ragazzi, ne ho un sacco indietro da iniziare. Sigla! Frank is Mayor. Amici, al di là che avevo voglia di mostrarvi la mia bellissima Switch rossa, io l'adoro, ho venduto la mia vecchia per prendermi questa solamente perché era rossa. Oh, profuma di rosso. Comunque, amici, parliamo seriamente. Facciamo un video serio dove vi spiegherò le ragioni per cui, secondo me, oggi una Switch, se siete amanti di JRPG, non può essere secondaria a niente. Anzi, ragazzi, in realtà ce n'è una sola di ragione. Animal Crossing. Sto scherzando, ragazzi. Animal Crossing mi fa cagare. Però è della mia ragazza e ogni tanto lei ci gioca e che cosa ci devo fare? No, ragazzi, a parte gli scherzi, chi ama Animal Crossing, guarda, non ho niente da dirgli. Io personalmente non ci gioco perché lo trovo noioso, ok? Lo trovo noioso, perdonatemi. La primissima ragione, ragazzi, si chiama Zelda Breath of the Wild. Ragazzi, questo gioco non è Zelda. E quindi adesso magari siete un po' confusi, dite, ma Frankie, ma come? Ragazzi, a Frankie Zelda non ha mai fatto impazzire. Sì, mi son giocato qualche titolo. L'ho giocato come mi son giocato a Lundra, ma non sono quei giochi che prima che escano ho le palpitazioni che non dormo la notte. E questo gioco è stata la stessa cosa. L'ho comprato, penso circa 6 mesi dopo l'uscita. Non avevo fretta alcuna. E l'ho iniziato senza nessun hype. E vi dirò una cosa: questo è uno dei giochi che io ho adorato di più proprio nella storia dei videogiochi che ho giocato. Cioè, questo gioco, ragazzi, io lo andrei a mettere in una top 10. E non lo farei né per la storia né per il fatto che si chiama Zelda. Anzi, facciamo finta che non si chiami Zelda e facciamo finta che la sua storia non ci sia. Perché poi in realtà non è che facciamo finta, la sua storia non c'è per davvero, non ce l'ha una storia. Ha una storia talmente risicata che, tra l'altro, per capirla devi fare una roba segreta, devi andare a fare foto a esattamente tot paesaggi. Se non fai quella cosa non vedi manco quel mezzo flashback che ti spiega per finta la storia. Ma in realtà, ragazzi, e credetemi, io non sono di solito uno che parla questa maniera, perché per me la storia e la sceneggiatura sono tutto. Questo gioco, amici miei, è in grado di intrattenervi per centinaia di ore senza una storia. Giocare diventa quasi un'estensione di voi stessi. Ti ritrovi incantato, ti ritrovi ipnotizzato da questo mondo, da questa colonna sonora che a tratti non c'è, alle volte non c'è, come nella vita reale. Però poi magari appare proprio in quel momento che sei felice e puoi fare tutto. Ma quando intendo tutto, puoi arrampicarti su una montagna alta 10.000 metri e mentre ti arrampichi ti rendi conto che c'è da esplorare, ti rendi conto che ci sono gli altipiani, gli altopiani, con magari nemici rari, qualche boss raro, qualche pianta rara da trovare e poi continui la tua scalata e a un certo punto, quando tu sei in alto, e vedi una distesa infinita, vedi proprio l'orizzonte, vedi tutto, e tu lì ci puoi andare.
e sei talmente in alto che prendi il tuo deltaplano e ti butti e inizi a planare e plani e puoi volare alle volte pure per mezz'ora. E ragazzi, credetemi, puoi arrivare ovunque. È un mondo che non si estende solo in larghezza, si estende soprattutto in altezza e lo puoi esplorare. Cioè, tu volendo inizi il gioco e puoi andarlo a finire, per assurdo. Certo, è semi impossibile, ma qualcuno che l'ha fatto c'è stato. Se andate a cercare su YouTube li trovate, questi eroi folli, non lo so, decidetelo voi. Comunque amici, credetemi, Breath of the Wild è un gioco che non va giocato con lo spirito di giocare uno Zelda, è un gioco che va giocato con lo spirito di giocare un piccolo capolavoro sulla fede. Ecco, qui ci vuole un po' di fede. Io potrei stare 80 anni a parlarvi di questo gioco e potrei non convincervi. Io vi dico, questo è un gioco che va giocato, e ve lo dice uno che non ama Zelda, attenzione! The World Ends With You Remix. Chi non se l'è giocato su DS se lo può giocare su Switch. In realtà ragazzi, questo non è propriamente una killer app per Switch, però è un'esclusiva e soprattutto se ti vuoi giocare il seguito, questo te lo puoi giocare. Quindi insomma, è un gioco che secondo me... Poi ragazzi, questo, per quanto io personalmente non lo abbia ancora giocato perché ci ho provato una volta e non ce l'ho fatta, perché il character design non mi fa impazzire, ovunque la critica ne ha solo che parlato bene, ma veramente, e quindi non credo che questo sia una nomurata, o forse sì, non lo so, fatemelo sapere nei commenti, io ne ho solo sentito parlare bene. Shin Megami Tensei 5, ragazzi, ho fatto la recensione, andatevi a vedere la recensione, questo è un ottimo titolo, è un grande titolo. Pensare che un gioco del genere giri su Switch è pressoché impossibile, e infatti ci gira 15 fps, vabbè. Non è questo il problema. Il discorso, ragazzi, è che questo gioco offre una sceneggiatura molto debole, ma offre un gameplay veramente solido. Proprio un gameplay di roccia, di roccia. È un gioco assolutamente da giocare, è molto divertente, ha un battle system appagante e soprattutto, ragazzi, a livello di character design, credo che sia uno dei character design più fighi che si siano mai visti. Anche le musiche non sono da trascurare. Bravely Default 2. Ragazzi, vedete che sigillato? Non l'ho iniziato, però in realtà chi lo ha giocato, e mi baso su un parere, io veramente parlo con tantissime persone, mi baso su un parere veramente di tantissima gente, chi lo ha giocato ha detto, guarda, non è la storia migliore della vita, anzi, è anche un po' simile al primo, se proprio vogliamo dirla tutta, ma il battle system è il suo fiore all'occhiello e la colonna sonora, questa l'ho ascoltata, lo posso dire, è veramente da leccarsi le orecchie. È un'esclusiva, è un grandissimo JRPG old school ed è un titolo che nel momento che tu hai una Switch ce lo devi avere. Che fai? Non te lo prendi? Fire Emblem Three Houses. Ragazzi, ci credete se vi dico che non l'ho ancora giocato? Stavo valutando di iniziarlo su Twitch dopo Torna. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E in realtà io adoro i tattici e amo anche i Fire Emblem, per quanto non mi facciano impazzire perché gli ultimi usciti su 3DS li ho trovati un po' troppo superficialotti, ecco, mettiamola così, e anche un po' troppo facili. Però ragazzi, questo è un bellissimo gioco del quale ho sentito solo che parlare bene. Graficamente è molto appagante, ci sono tre fazioni, ricorda un pochino Triangle Strategy. Non lo so se c'è una quarta route, una golden route o qualcosa del genere, ma lo devo provare, è in backlog e devo provarlo. Però ragazzi, se avete una Switch, questo gioco non si può non prendere, assolutamente. Travis Strikes Again e No More Heroes 3. Sì, questi sono multipiattaforma, lo so, però in realtà la saga è iniziata su Nintendo, è iniziata su Wii e ragazzi, vanno giocati su Switch. Se sei un fan di Non Morire dall'inizio, li dovresti giocare su Switch. Comunque, questi in realtà, insomma, è un di più, non è nulla di che. Grandia Collection è multi, avevo voglia di flexarlo, è sigillato perché non lo apro, semmai me lo gioco su Steam. Astral Chain, e raga, è sigillato? Sì, è sigillato.
Non l'ho giocato perché c'è il personaggio che ti devi creare all'inizio muto e non mi fanno impazzire queste cose, ma anche questo gioco ho solo sentito parlarne bene e come cazzo è sta storia? Prima o poi lo giocherò, magari potrei giocarlo su Twitch, fatemi sapere. Monster Hunter Stories 2, c'ho anche il primo, entrambi sigillati, non li ho giocati né il primo su 3DS né il secondo, però questa è un'esclusiva Switch, è un JRPG e chi ci ha giocato mi ha detto che è molto 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 carino, potrei valutare di giocarmi anche questo. Octopath Traveler non è più un'esclusiva, però è stata un'esclusiva a lungo ed è sicuramente un JRPG degno di nota, è stato il revival dell'old school RPG fatto dagli stessi di Bravely Default, ma accolto meglio di Bravely Default. Battle system veramente top, la storia così così, le musiche toppissimo, lo stile grafico è una lettera d'amore a tutti i fan dei JRPG old school. Se non avessero fatto questo gioco, oggi non avremmo remake del calibro di Dragon Quest 3 e Live Alive. Quindi ragazzi, fate i bravi e portiamo rispetto. Super Dragon Ball Heroes. Amici, io sono stato... Anzi, sono tuttora... Sì, forse sono stato... Non, diciamo, sarei fan di Dragon Ball da tanti tanti anni. Probabilmente da quando andavo alle elementari. E quando scoprì che esisteva Dragon Ball Heroes in sala giochi, tra l'altro quando sono stato in Giappone nel 2012, il viaggio più bello della mia vita. L'ho visto pure in sala giochi, sono stato ore e ore e ore a guardare i ragazzini che ci giocavano. Comunque, Super Dragon Ball Heroes o Dragon Ball Heroes è una sorta di spin-off non canonico dove tutti i personaggi di tutti gli universi di Dragon Ball si incontrano e in più ci sono un sacco di original. Nel senso che ne so, c'è Bardock Super Saiyan 4, Broly Super Saiyan 3, Broly Super Saiyan 4, Gogeta Super Saiyan 4, Vegetto Super Saiyan 4. Insomma, ragazzi, c'è di tutto e di più. E un Super Dragon Ball Heroes, insomma, ci voleva. E finalmente è uscito su Switch. Ed è una forma di un mezzo JRPG, un mezzo gioco da tavolo. È mezzo gioco da tavolo, mezzo JRPG, con il combattimento a turni. È una merda, non ce la faccio ragazzi, non riesco a parlarne bene, è una merda. È uno dei giochi peggiori ai quali abbia mai giocato. Resta però un Dragon Ball JRPG con i personaggi di Dragon Ball Heroes. Quindi insomma, è un gioco che se hai la Switch per collezione dovresti averlo. Xenoblade Chronicles Remastered. A parte che questa è la steelbook e la voglio flexare un po' perché è meravigliosa. Ho anche un sacco di altre steelbook, anche di altri giochi, però mi sembrava... Non volevo flexare, questa ce l'avevo fuori, la sto flexando. È bellissima! Anche dentro è meravigliosa! È meravigliosa. Comunque ragazzi, che vi devo dire? Questo gioco io l'ho giocato su Wii e poi me lo sono rigiocato su Switch a metà, non l'ho finito perché ci avevo giocato troppo, mi ero burnato. Forse potrei valutare di riprenderlo su Twitch, però ragazzi sappiate che lo comincio da metà gioco. Non si era visto Alvis per la prima volta, per farvi capire, un paio di volte, ero nella terra dei ghiacci, non ero ancora arrivato su Mechanis, credo, però resta il fatto che non me lo ricomincio, se volete lo posso giocare su Twitch da metà. Amici, questo più che una remaster è un remake. È stato totalmente reskinnato, ma... Cioè, non è che una reskin e basta. Cioè, proprio è un remake, ragazzi. È un remake e se non l'avete giocato, questo gioco è un capolavoro. Questo gioco potremmo valutare di metterlo in una top 10 dei migliori JRPG della storia, perché ha innovato il JRPG come pochi. Sì, è vero, in realtà il primo precursore di questo genere è stato Final Fantasy XII, ma Xenoblade Chronicles ha preso in mano l'eredità di Final Fantasy XII e l'ha portata al next level. Xenoblade 2! Tra l'altro, in questi giorni è uscito sul canale principale il primo episodio del gameplay, dove c'è anche l'unboxing dell'edizione limitata con la steelbook. E quindi, insomma, andatelo a guardare, fate i bravi. Ragazzi, Xenoblade Chronicles 2 l'ho finito da poco.
su Twitch e caricherò piano piano il gameplay, i primi due episodi credo sul canale principale, poi gli altri sul canale gameplay, perché non posso sennò trasformare il mio canale in un canale gameplay. Andatevi a iscrivervi al canale gameplay, fate i bravi, fatelo ora, in pausa. Vedi che c'è scritto Frankie Slayer, ci clicchi sopra e c'è scritto proprio Frankie Slayer consiglia questi canali. Da una parte c'è Top Games, iscrivetevi anche di là, che male non vi fa, è un bravo ragazzo Andrea, parla principalmente di Destiny ed Elden Ring. E poi di fianco c'è Frankie Slayer Gameplays, ragazzi iscrivetevi, perché lì porto tutti i gameplay che sono su Twitch, ma ragazzi sono in tantissimi, c'è tutto Chrono Trigger, tutto Final Fantasy VII, adesso ci sto mettendo tutto Triangle Strategy, tutto Chrono Cross e adesso ci metterò anche tutto Xenoblade Chronicles 2. Insomma, è un archivio di tutti i JRPG e chiaramente crescerà sempre di più, quindi iscrivetevi. Detto questo, amici, Xenoblade 2 ne parlerò, farò un video per parlarne, perché è un bel gioco ma ha delle criticità che non si possono ignorare. Xenoblade 2 torna The Golden Country, questo è il prequel di Xenoblade 2, ambientato 500 anni prima Xenoblade 2, il protagonista è un antagonista di Xenoblade 2, quindi è una cosa molto figa, molto figa. È un po' come se avessero fatto, che ne so, la storia di Graf come prequel di Xenogears, sarebbe piaciuto a tutti. Sì, non siamo proprio a questi livelli, però è una cosa simpatica. Lo sto giocando in questi giorni su Twitch, quindi ragazzi, prima di esprimermi, lo devo finire. Lo vedete sigillato perché ho preso il DLC, quello a pagamento di Xenoblade 2, perché in realtà ti regalava anche un sacco di altre cose che facevano comodo. Quindi questo resterà sigillato per collezione. E ora ragazzi, veniamo alla vera e reale ragione per cui dovreste acquistare una Nintendo Switch. Triangle Strategy. Ragazzi, ho fatto uscire una recensione, quindi andatevi a guardare la recensione. Questo gioco è il gioco che io personalmente aspettavo da 25 anni. Questo gioco è il successore di Final Fantasy Tactics. Arriva ai livelli del Tactics? No. Nessun gioco può arrivare ai livelli del Tactics. Non potete aspettarvi che un gioco così boom supera senza Matsuno, senza Ito. Cosa vogliamo fare? Ma questo gioco tranquillamente può arrivare ai livelli di Tactics Ogre, sempre di Matsuno. Ha una sceneggiatura incredibile, un sacco di bivi narrativi che ti cambiano realmente la storia, cioè proprio la storia cambia, ti puoi unire ai cattivi o ai ancora più cattivi, o restare neutrale e subire, perdere e far morire tutti. Puoi fare veramente tutto, ma soprattutto alla fine ci sono quattro bivi narrativi che cambiano proprio totalmente la storia. Ma proprio cambia totalmente, ragazzi, cambia totalmente. Cioè, le scelte morali che devi compiere in questo gioco io non le ho viste praticamente da nessuna parte. Cioè, roba che alle volte devi tradire il tuo migliore amico, devi tradire tua moglie, cioè robe che non tradire nel senso di andare con un'altra, tradire nel senso tradire la sua fiducia. Insomma, amici miei, è un tattico che a livello di gameplay comunque è strutturato bene. Sì, non ti dà la libertà di strategia magari di un Final Fantasy Tactics, perché principalmente le classi sono quelle, anche se in realtà, ragazzi, abbiamo circa una trentina di personaggi, tutti con una classe unica, diversa da quelle degli altri, e anche le classi simili hanno comunque un set di skills molto diverso tra di loro, quindi ci saranno magari due o tre tank, ma che in realtà sono totalmente diversi tra di loro. Ho fatto una recensione, andate a guardarvi la recensione e se volete un consiglio, adesso credetemi, questo video non è sponsorizzato da nessuno, è sponsorizzato dal mio cuore. Una Switch vi cambia la vita, prima di tutto perché potete giocarci quando volete, in pausa pranzo, al mare. Io in realtà la vecchia Switch, ragazzi, la portavo al mare, lo ammetto. Questa così, bella, rossa, limited edition, non lo farei mai, ma poi tra l'altro, che cosa sto dicendo? Io non ci andrò mai più al mare, perché devo fare i video per voi, quindi io non andrò mai più in vacanza. Comunque, a parte gli scherzi, che
in realtà c'è un fondo di verità. Questa console credo che sia la console più geniale della storia. E io non sono Nintendaro, credetemi, a me i Nintendari non mi stanno simpaticissimi. Mario è il miglior gioco della storia, tutto il resto è cacca. Io sono multipiattaforma, io adoro, adoro i videogiochi, adoro i JRPG e io vado dove ci sono i JRPG. Per questa ragione ultimamente ho iniziato a giocare tanto col computer, perché ormai i JRPG escono anche su computer, li paghi di meno, tra l'altro performano anche un po' meglio. Ma per me la combo ideale è computer e Nintendo Switch. Ragazzi, se non vi ho ancora convinti, non vi può convincere nulla. Però, amici, JRPG, come ne sono usciti ultimamente su Switch, io non li ho mai visti. Abbiamo ancora il remake di Live Alive 2D HD, il remake di Dragon Quest 3, il remake di Front Mission 1 e 2. Raga, c'è anche altra roba che adesso non mi viene alla mente e non ho voglia di stare qui. Ho fatto comunque un video su tutte le uscite del 2022 Square Enix, manca soltanto Kingdom Hearts 4, ma si sa. Ragazzi, io vado dove mi porta il cuore e spendere 250-270 su Amazon si trova spesso a 270 euro. Anzi, se vi iscrivete sul mio canale Telegram, io tutti questi giochi che avete visto, ma anche la Switch, quando sono in offerta li segno sempre. Detto questo, io non è che voglio fare conti in tasca a nessuno, lungi da me. Però ragazzi, allora, un conto è spendere 500 euro su una PlayStation 5 e poi tenerla lì a fare la polvere. Un altro è spenderne 270 su una Nintendo Switch, la metà, e iniziare a giocare. E giocare roba bella. Boh, non so, scegliete voi. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Abbaio! Frank is late.